le merci straniere avevano invaso il mercato. Le industrie, l'artigianato di Livorno, non erano sufficientemente protette, tanto che la popolazione viveva in forte difficoltà di sopravvivenza. Ma allora si cascò dalla padella e te la brace! Non proprio, figliolo. Vedi, i democratici erano più disposti verso i Savoia, che volevano allargare i loro confini piemontesi e magari creare anche un'unità italiana, piuttosto che favorire Leopoldo, che voleva vendere il suo stato agli austriaci. Ma Savoia e austriaci non erano lo stesso più potenti! I Savoia erano pur sempre italiani. E come tutta la borghesia, vedevano di buon occhio un'unità economica italiana che abbattesse le barriere doganali e creasse ricchezza. Comunque penso che i livornesi pensavano di portarsi da Livorno. No, no. I livornesi erano sempre fronte dell'Italia e chi combatteva per la libertà d'Italia. Soprattutto dopo le sconfitte di Carlo Alberto. Carlo Alberto? E si chiamava Propopoli. Certo, il Savoia aveva il Piemonte per capirsi, che voleva anche lui l'unità d'Italia. E trovò nel Querrazzi un ottimo alleato e addirittura venne a Livorno per parlare alla popolazione. Donato! Donato? È Paco. C'è tuo padre che ti sta chiamando. Noi andiamo, ci vediamo più tardi. Ciao! Ciao! Ciao. Cosa ci fai adesso? E poi che ragioni se ci messo? E sarà un pensiero a casa. Lo sai che quando è buio deve essere lì. Parlavo con i giovani vecchi, babbo. Ma quali vecchi? Non c'è nessuno. E lì di tanto tempo fa, babbo, i vecchi. Fammi quattro. Endo giovani, quello vecchio. Endo giovani, babbo, ma non che vecchi, babbo. E ci ha discettato. Ma ascolta, oggi loro, se ho vinto, non ha contratto questi sogni che fai, questi vecchi, me li hai detto. Sentiamo, è il bimbo dei vecchi, e se mi sento io, che mia voce sei poi prosciutta non è che mi ero giro. Mi non devi mai subire le potenze di nessuno. Guai a te però, se non approfitti di me, non te, è un momento. Anche della vita o soccombere alla prepotenza del nemico.